Io non sono molto avvezza a parlare in pubblico, quindi ascoltatemi e perdonatemi pure. Allora, io comincerei, innanzitutto parliamo della maschera di genere. La maschera è uno strumento che serve per contraffare l'identità della persona, nel senso di celarla, nasconderla, può essere materiale o naturale. E quante volte siamo costretti ad usare un atteggiamento espressivo a noi poco consono, ma questo perché lo facciamo? Lo facciamo per quello vivere. E questa è una maschera facciale che nasconde quello che invece vorremmo dire. Comunque, diciamocelo, molto spesso noi ricorriamo alla maschera quando si finge, per esempio, di essere felici e non lo si è, e viceversa. Oppure quando una cosa non ci piace e dobbiamo dire che ci piace. È una maschera, quella è una maschera naturale. Quindi la maschera molte volte ce la mettiamo per nascondere delle verità, diciamocelo, non ci nascondiamo. Una nota canzone napoletana, la fame c'è sta maschera, dici ma verità, quindi la maschera in effetti è stata anche cantata. La maschera materiale, quella di cartone, di plastica, di cartapesta, di materiale vario, si è usata nella commedia dell'arte fin dai tempi remoti. Vi erano le maschere espressive dietro cui l'attore ci si nascondeva per interpretare personaggi vari, alcune con la bocca molto larga, di solito molto pronunciata, e questa bocca faceva da amplificatore, quindi per comunicare, per far arrivare la voce oltre. Pulcinella, parliamo di Pulcinella. Pulcinella è una maschera che a me è sempre affascinata, tant'è vero che io l'ho definita più un personaggio che una maschera. A scuola noi abbiamo trattato nel periodo carnevalesco Pulcinella, poi specialmente noi della Campania, Pulcinella era forza, no? Dovevamo parlare di questa Pulcinella. E io che ho scritto sempre parecchie scenette a scuola, a Pulcinella ho fatto fare sempre il professore. Il professore è l'alunno ignorante, era Arlecchino, povera Arlecchino, l'alunno ignorante di Pulcinella che faceva il professore. E addirittura gli ho fatto tenere una conferenza sull'ecologia a Pulcinella, no? Quindi Pulcinella mi è piaciuto sempre, una maschera molto. Sai, perché lui dietro quel naso adunco, quel volto mezzo coperto, scherzando scherzando, denuncia i mali sociali. Lui scherzando scherzando, gli abusi dei borghesi sulla plebe, perché noi sappiamo che la storia viene fatta sempre dalla classe dominante, quindi noi invece con Pulcinella veniamo a sapere ironicamente tante situazioni poco per bene. Quindi Pulcinella è presente nella nostra quotidianità, è una maschera furba, ma al momento giusto. E come diceva il preside Tullio, in Pulcinella convivono pregi e difetti dell'uomo. Vi è una, come dicevi, una coesistenza di opposti, imbroglione e a tempo giusto prodigo e tanto. Quindi raccoglie le miserie umane, le passioni, le illusioni, le volubilità degli uomini. Pulcinella è portavoce della lingua italiana nel mondo. Io mi chiamo dialetto, lingua. Io non sono napoletana, ma mi sento una napoletana che quando vado a Napoli mi sento una detta, quando sento parlare napoletano e mi piace moltissimo. Però arrivato a questo punto, noi teniamo qua in sala dei romani, ai quali dobbiamo fare pure un elogio, no? Cioè, ce l'hai fatta, no? Noi Certo. siamo prodigi, noi siamo così, non siamo come settentrionale, molto manata storia, no? Siamo molto aperti. Dove stai? Gli dai. Ah, ecco, muo' intervento. Absit in uria verbi. Chiedo venia, qualche romano di nascita. 20 anni fa mi mascherai pure io, e ancora tengo il grugno di cartone che sei lì fa nascondere quello mio. Sta da 20 anni sopra un credenzone quella maschera buffa, che sta da sempre con la medesima espressione, sempre con la medesima risata. Una volta gli chiesi: e come fai a conservare lo stesso buon umore, pure nei momenti del dolore, pure quando mi trovi fra gli guai? Felice te che non tieni camore,
e che non cambi mai. La maschera mi rispose: e tu che chiami? Che ci guadagni? Niente. Ci guadagni che la gente ti dirà: povero diavolo, ti compatisco, mi dispiace assai, ma in fondo non gli importa proprio un cavolo. E invece come me, che ho sempre riso, e se ti piglia la malinconia, coprite il viso con la faccia mia, così la gente non si scoccerà. Da allora in poi, nascondi i dolori dietro un'allegria di carta pesta, e passi per un celebre egoista, ma che te frega dell'umanità, tanto l'umanità ha da parlare sempre. E quello che poi, questa è quella di Trilussa, no? Vabbè, lo sapete tutti qua. Quello che mi piace è che Pierrot, per esempio, è una maschera italiana, che poi è stata francesizzata. Quella è nata nel 1600, poi nel 1700 i francesi se la sono portata, ma è nata come una maschera che rideva, che faceva ridere. Evidentemente, passando i confini, è diventata francese, via da chià, perché si dispiaceva quella maschera, era nostra e doveva restare nostra questa maschera di Pierrot. Poi l'hanno rappresentata con la lacrima, che si innamora sempre della luna, che tutti gli amori non gli fanno bene. Ma quindi il primo amore di Pierrot è stato Colombina. E Colombina non corrispondeva neanche con lei a Pierrot, anche se era Callero. Poi è andato in Francia e gli hanno fatto una maschera chiagnolosa, diciamo così. E non, per, mi da, no, non vi lascio con la maschera di Pierrot, ma con quella di Pulcinella, che io adoro. Quindi io sono d'accordo che Pulcinella diventi patrimonio dell'umanità.